figliol d'uomo, io ti ho stabilito te come sentinella per il mio popolo. Quando dunque andrai, quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Che cos'è una sentinella? Che cosa fa una sentinella? Cosa fa una sentinella? Sta in guardia? Ma poi cosa fa una sentinella? Avverte? Annuncia? È vero? Quando Dio ci ha chiamati a salvezza, ci ha chiamati anche ad essere una sentinella. Una sentinella. E allora adesso vedremo, piano piano, che cosa dice la parola di Dio. Ezechiele capitolo 32, dal 2 all'8. Dice così. Figliol d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro il paese, il popolo di questo paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella. Egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il tuo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se n'è curato, e il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venir la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene portata via a qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figliol d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per il mio popolo. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertila da parte mia. Quando avrò detto all'empio, empio, per certo tu morrai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontana dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue. Vuol dire che non soltanto la sentinella ha il dovere di annunciare, quindi è stato chiamato per annunciare, ma questa sentinella ha un compito ben preciso. Perché? Perché la sentinella ne è responsabile. Siete d'accordo? Siamo d'accordo. Isaia 40, dall'1 all'11. Questo è il tema della predicazione, il messaggio della predicazione. Alleluia, Isaia 40, dall'1 all'11. Così dice la parola di Dio. Avete preso tutti Isaia 40, dall'1 all'11. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il suo tempo di guerra è finito e che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per tutti i suoi peccati. La voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno e raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata ed ogni monte e colle siano abbassati, e i luoghi tortuosi siano raddrizzati, e i luoghi scabrosi appianata. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata, ad ogni carne la vedrà. Perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Una voce dice: grida, e si risponde: che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba, e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce, quando lo Spirito dell'Eterno vi soffia sopra, certo il popolo non è altro che erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio rimane in eterno. O Sion, tu che reghi buone novelle, sali su un alto monte. O Gerusalemme, tu che reghi buone novelle, alza la tua voce con forza, alza la tua voce, non temere. Di alle città di Giuda: ecco, il nostro Dio viene, gloria a Dio, ecco, il Signore l'Eterno viene con potenza e il suo braccio domina per lui. Ecco, il suo premio è con lui e la sua ricompensa lo precede. Egli pascolerà il suo gregge e come un pastore radunerà gli agnelli con il suo braccio e li porterà al suo seno.
e guiderà con dolcezza e cura quelli che hanno i piccoli. Gloria a Dio. Qui sta dicendo, in modo particolare, che Dio parla alla creatura che Lui ha creato. Dio ha sempre parlato alla creatura che ha creato, ha il desiderio di parlare con la sua creatura. E qui sta dicendo a coloro che lo hanno conosciuto, a coloro che l'hanno sperimentato, di proclamare, di uscire, e dice grida, e dice grida, perché oggi come oggi c'è bisogno di un grido. C'è bisogno nella nostra nazione, non soltanto nella nostra nazione, ma c'è bisogno veramente che la sua Chiesa, coloro che sono stati riscattati dal prezioso sangue di Gesù e coloro che hanno ricevuto un cambiamento nella loro vita, che la loro vita è stata cambiata, è stata trasformata, possono gridare al mondo intero che Gesù è l'unico che può cambiare e che può trasformare la vita delle persone. Dice consolate, consolate. Sapete il messaggio dell'Evangelo che cos'è? È consolazione. Gospel vuol dire la buona novella, la buona notizia. Consolate, consolate. Dio dice uscite e consolate. Noi abbiamo il nostro gruppo Luce, del gruppo dei cantanti del coro, che praticamente noi gli abbiamo detto è un coro gospel, cioè che esce e annuncia, è vero? Vogliamo annunciare che cosa? Ad un mondo che è senza Cristo, per quello che noi stiamo vedendo. Fratelli, io non so voi, ma io spero con tutto il mio cuore che noi non ci abituiamo. Non ci abituiamo, le nostre orecchie non diventano, come dire, insensibili e ci abituiamo alle cose che noi ascoltiamo ogni giorno. Ci sembra di dire, beh, le avrò sentite tutte. Alla fine invece poi vediamo e ascoltiamo certe cose che ci fanno rabbrividire. Veramente qualcosa di incredibile quello che sta succedendo davanti ai nostri occhi. E se la Chiesa di Gesù Cristo non è una sentinella e annuncia l'Evangelo di Gesù Cristo, chi lo può essere? Chi lo può fare? Vedete, noi non siamo una voce, noi siamo la voce. Ci siete? Noi siamo la voce, non siamo una voce. E allora voglio farvi vedere in questi capitoli, questi 11 versetti, ci sono tre forti richiami che Dio fa. E ci dice innanzitutto, il primo richiamo è la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada, togliete per il nostro Dio, cioè, gli ostacoli nella vostra vita e cercate di togliere gli ostacoli che sono nella vita di coloro che non conoscono il Signore. Pochi amen. Noi siamo chiamati ad essere luce. La luce che cosa fa? La luce toglie gli ostacoli, è vero o non è vero? Io la mattina, quando mi alzo di notte, che mi alzo 2-3 volte a notte, purtroppo ho una certa età, e quindi devo andare in bagno, quando mi alzo la notte, se non accendo la luce, inciampo e vado a sbattere, specialmente se ho lasciato le pantofole, qualcosa, così, vado a inciampare e poi sveglio tutti. Quando accendo la luce, questo non mi succede, perché la luce non mi fa inciampare, è vero o non è vero? E dice la parola di Dio, voi siete la luce del mondo. E una città posta sopra il monte, dice, fa luce a tutti quella luce, a tutta la città. E dice, se quella luce poi non c'è, come possono avere luce? E dice addirittura, voi siete il sapore del mondo, voi siete il sale della terra. Gloria a Dio che il Signore ha fatto te e me il suo sale, che fa addolcire, fa, come dire, portare sapore. Io quando a volte mangio qualcosa insipido, non ha gusto, vero? Dobbiamo fare attenzione perché il sale fa salire la pressione. Non fa tanto bene, ma un po' fa bene, o meglio, dà gusto. Ma volevo dirvi che cosa dice qui al versetto 4. Ogni valla sia colmata ed ogni monte sia abbassato. E qui potremmo dire, quando ci sono delle valli davanti a noi, noi abbiamo l'autorità da parte di Dio di appianarle.
Perché Dio ci ha dato questa autorità e ci dice anche, non soltanto questo, ma ci dice anche che ogni monte sia abbassato. Coloro che sono gli ostacoli, vi ricordate cosa diceva il salmista? Io alzo gli occhi verso i monti, donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. E quindi dice gridate, gridate, fatelo. Perché abbiamo l'autorità, la Chiesa ha avuto l'autorità da parte di Dio. Gesù prima di scendere al cielo ha detto io vi lascio la mia pace e poi ha detto non ve ne dipartite da Gerusalemme fino a quando non siete stati rivestiti dall'alto. E l'unzione dello Spirito Santo sulla nostra vita ci dà autorità di avere la potenza che Gesù aveva. Quella potenza che Gesù aveva. I luoghi tortuosi siano raddrizzati, i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata ad ogni carne. Perché quando noi ci facciamo strada come figli di Dio, la parola di Dio entra nel cuore delle persone. Amen. Gloria a Dio. Il secondo passo che noi vediamo è il secondo messaggio al verso 6. Dice... Una voce grida ed egli risponde, che griderò? Una voce grida, che griderò, Signore? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma quando lo Spirito dell'Eterno vi soffia sopra, certo il popolo non è altro che erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio. Che cosa sta dicendo qui? Ricorda sia ai membri di chiesa, ai fratelli della tua comunità, a te stesso, che tu non sei eterno su questa terra e che tu non durerai per sempre su questa terra. E lo stesso vale anche per le persone. Se le persone soltanto che, sapete, quelli al lavoro che si sgomitano per avere un posto migliore, quelli che sono pronti a sputare addosso, perdonatemi questo tempo, agli altri, a scavalcarli, a rendere, saprebbero che la loro fine in un attimo non ci sono più. E allora che cosa sta dicendo? Grida, grida che l'uomo non è eterno, non è su questa terra sto parlando, ma i figli di Dio sono per l'eternità. Mi avete compreso, vero? Cioè l'uomo non durerà per sempre qui. La parola di Dio ci dice quanti anni può durare un uomo? 70, 80, 90, adesso la vita si sta allungando, forse anche 100, gloria a Dio, 100 anni però che godi buona salute, perché se devi portare 100 anni che tutti gli acciacchi e i malanni dietro, la verità è che qualcuno non vuole neanche andarsene, anche se ha acciacchi e malanni, dice io voglio rimanere qua. Vero, pregate per me, Signore, pregate per me. Ma la parola di Dio dice vivere in Cristo, il morire mi è guadagno. I figli di Dio sanno dove vogliono andare. E certamente, certe volte, più delle volte, dei credenti, specialmente i genitori, non vogliono lasciare questo mondo perché vorrebbero vedere i figli e le figlie che crescono nelle vie del Signore, che camminano nelle vie del Signore, che sono sposati, poter vedere i nipoti e poterti addormentarsi lunghi e sazia di vita, vero? Vedere la benedizione di Dio. Ma a volte questo non accade, questo non succede nella nostra vita. E voglio dirvi anche questo, non sappiamo neanche in che modo Dio ci chiama. Nessuno di noi può sapere in che modo. Uno dei più grossi predicatori dell'era nostra, David Wilkerson, sapete com'è morto? David Wilkerson. David Wilkerson è morto in un incidente stradale. Uno dei più grandi predicatori. Un uomo che veramente in America ha fatto qualcosa di straordinario, ancora adesso ne parlano. Ha creato dei centri di tossicodipendenza in tutto il mondo, perché Dio l'ha chiamato in strada. Qualcosa di incredibile. In un incidente stradale avrebbe mai pensato qualcosa del genere? No. Ma noi non sappiamo come andiamo in cielo. Se andiamo con la carrozza, se andiamo su un cavallo, se andiamo in un treno, se andiamo in aereo, nessuno di noi lo sa. C'è anche quelli che si addormentano e poi non si svegliano più. E questa è la morte dei santi, dice la scrittura, no? Quello di addormentarsi. La cosa più importante è sapere che io sono al centro della volontà di Dio. Quanti sono d'accordo con me? Sapere che io sto servendo il Signore e che quello che sto facendo piace al Signore. Dio non mi ha chiamato soltanto per ascoltare un messaggio, Dio mi ha chiamato a dare un messaggio. Dio mi ha chiamato a dare un messaggio e non ha chiamato il pastore della chiesa a dare un messaggio, non ha chiamato gli anziani della chiesa né i consiglieri della chiesa, cioè
i diaconi. Dio ha chiamato la sua Chiesa a dare un messaggio. Va, proclama l'Evangelo. Digli quello che io ho fatto in te. Amen. Questo è il messaggio. Quindi digli che l'uomo non è eterno e ricordati anche tu, Gianni, che non sarai eterno su questa terra. Da un momento all'altro andrai alla presenza del Signore. E allora la domanda è questa, quello che poi ultimamente abbiamo toccato qualche domenica fa, no? Che cosa ho lasciato io qui? A chi ho lasciato e cosa ho lasciato? Economicamente non posso lasciare niente alle mie figlie e ai miei figli, niente, perché non ho la possibilità di lasciare nulla. Però qualcosa posso lasciare. Posso lasciare la mia testimonianza. Posso lasciare la mia testimonianza ai miei figli. Posso lasciare a mia moglie la mia testimonianza. Che Gianni forse non era un predicatore che predicava dal pulpito, ma che predicava a casa. E non sul pulpito. Ma che predicava nella sua vita il Signore. E io credo che i nostri figli e quelli che ci sono vicini lo sanno cosa predichiamo. E quello che predichiamo. Perché la predicazione non viene soltanto da qui. La predicazione viene al tuo posto di lavoro. La predicazione è soprattutto lì, nel tuo posto di lavoro. Che cosa parli con gli altri? Qual è il tuo discorso? Quali sono i tuoi annunci? Il Signore non ci ha chiamato ad andare via dal mondo, non ci ha tirato fuori dal mondo per andare via dal mondo. Il Signore ci ha detto che noi viviamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Però ci ha detto di essere luce e sale in questo mondo. E i nostri amici e amiche che non conoscono il Signore, io non posso rimanere indifferente di parlargli di Gesù, perché sono stato chiamato ad essere la sua sentinella. Altrimenti il Signore un giorno mi chiederà conto, mi domanderà conto. Sapete, mi avete sentito qualche volta, in quella chiesa è avvenuto questo. È avvenuto che una persona è andata in chiesa, è stato invitato in una chiesa evangelica ad un culto. Si è seduto e guarda caso ha incontrato un suo intimo amico in quella chiesa che era membro di quella chiesa da diversi anni. E lui gli ha detto, ma che ci fai qui? E lui dice, no, tu cosa ci fai qui? E lui gli ha detto, guarda che io sono all'incirca 12 anni che frequento la chiesa. E questo gli ha detto, ah, e tu non mi hai mai parlato di questo? E non mi hai mai parlato di Gesù? Non mi hai mai parlato di quello che Gesù? Oggi è la prima volta che io lo sento. Un suo amico intimo, andavano in palestra insieme, si vedevano, si frequentavano, ma non gli aveva mai parlato di Gesù. Perché il Signore ci ha salvati? Lo meritavamo? Quanti meritavano la salvezza? C'è qualcuno che meritava la salvezza? Nessuno di noi lo meritavamo. Ma perché ci ha salvati? Perché noi abbiamo il dovere e l'obbligo, dopo che il Signore ci ha salvati, di riconciliare a Cristo, a Dio Padre, coloro che non conoscono il Signore. Quanti amici hai tu che vivono una vita disastrosa? Quante amiche hai che non hanno proprio l'idea del pensiero di amare il Signore? Ora io non voglio dire che tu li debba convincere, perché noi non convinciamo nessuno. Non siamo in grado neanche di convincere noi stessi come possiamo convincere gli altri. Se non fosse per lo Spirito Santo che ci convince di peccato, noi non riusciremo a convincere anche noi stessi. Però una cosa siamo chiamati a fare, a quello di annunciare Gesù. Annunciare Gesù. E se proprio non hai il coraggio, non hai la forza di annunciare Gesù, perché forse non a tutti è dato capacità, ma questa forza di parlare in pubblico, di dire la tua. Forse con qualche amico puoi dire, beh sai cosa, io posso pregare per te, posso pregare per te. E quella preghiera io vi posso garantire che inizia a lavorare nella vita di quella persona. Inizia a lavorare nella vita di quella persona. Quante volte vi ho detto che i miei vicini, io avevo messo un gazebo fuori, loro avevano messo una tenda lunga, di quelle che si allungano, che prende tutto il solaio. Io avevo messo un gazebo e mi aveva detto di togliere quel gazebo da lì perché gli dava fastidio. E io arrabbiato, l'avevo appena comprato, 4.000 euro, ero nervosissimo, sto gazebo, era qualcosa di incredibile, ho detto no, io non lo tolgo sto gazebo. E una voce mi ha detto togli il gazebo, togli il gazebo. E io l'ho smontato e lui ha visto che l'ho smontato e l'ho portato dentro. Ero sul divano, ero lì, Signore,
Ma è possibile? Ha potuto fare una cosa così? Io non posso mettere il gazebo. Lui ha il suo giardino, io ho il mio giardino. Che fastidio gli dà? Sapete cosa mi ha detto il Signore? Vai e va a pregare per lui. Bussa alla porta e digli che gli vuoi bene. Allora ho detto a mia moglie, Elisa, vado dai vicini. Mia moglie, no, tu non vai dai vicini. No, no, tu non vai dai vicini. E io ho detto, io vado dai vicini, perché il Signore mi ha detto di andare dai vicini. E io ho bussato la porta dai vicini, mi hanno aperto e stavano mangiando. E io gli ho detto, sono venuto qua per scusarmi e per dirvi, perdonatemi, non pensavo che vi dava fastidio, ma vi voglio bene. Sapete cosa hanno fatto? Si sono alzati, sono venuti incontro a me, tutti e due, ancora con il boccone in bocca, e hanno pianto con me, mi hanno abbracciato e hanno pianto. Da quel giorno, ogni volta lei che è fuori, Gianni, puoi pregare per me, per favore, puoi pregare per mio marito, puoi pregare per questo. Non ho evangelizzato, non ho fatto nessuna predicazione, ho fatto semplicemente quello che Dio mi ha chiamato a fare, di dire vai dal tuo nemico e digli che gli vuoi bene. Terzo messaggio. Oh, alleluia! Questo era quello il messaggio che predicava l'Evangelo, la Chiesa di un tempo, la Chiesa di Gesù Cristo. Sapete cosa predicava io quando sono nato nella Chiesa? I messaggi erano Gesù ritorna, gloria a Dio! Questo era il messaggio. Il sangue di Gesù che perdona da ogni iniquità, da ogni peccato, vieni, qualsiasi siano i tuoi peccati, il sangue di Gesù è potente da cancellare da ogni macchia di peccato, non importa quali siano i tuoi peccati, non me li devi neanche raccontare, ma so che Gesù ha detto, venite a me, e quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li rimbiancherò come la neve, e Gesù ci ha detto, ai suoi, quando è asceso al cielo, quando ha spezzato il pane con i suoi, prima di scendere al cielo ha spezzato i pani, che cosa ha detto? Fate questo in memoria di me finché io ritorno. E quando Gesù ritornerà, alleluia, alleluia, quando Gesù ritornerà, se io sono qui andrò con lui, vieni anche tu con me, gloria a Dio, alleluia, vieni anche tu con me. E se invece io non sono qui e sto lì che sto dormendo, il mio corpo si metterà in moto e raggiungerò il Signore là nel cielo, così dice la sua parola. Ma Gesù ritornerà, ecco l'Eterno viene. Alza la voce con forza, alza la voce, non temere, di alla città di Giuda, ecco Tina, il vostro Dio viene con questa forza. Se sto alzando la mia voce, mi conoscete purtroppo, non riesco a stare insieme, se sto alzando la mia voce voglio dirti questo, se tu hai bisogno di vendetta per quello che ti sta succedendo, ricordati che Gesù viene, Gesù verrà, alleluia, Gesù verrà ed egli farà giustizia. Farà giustizia al Signore, perché Egli è il nostro giudice. Noi non siamo giudici di nessuno. Il Signore non ci ha chiamati a giudicare, il Signore ci ha chiamati a predicare. Ed è per questo quello che viene successivamente, voglio farvelo vedere ben, che possiamo avere in mente, perché come Chiesa noi vogliamo predicare l'amore di Cristo. Amen. Noi abbiamo un messaggio, ma attenzione al messaggio, perché quel messaggio può essere un martello che uccide e quel messaggio invece può essere un messaggio paterno. Ditemi una cosa, voi che siete genitori, per favore i genitori che sono qui, se tu vedi tuo figlio che sta andando verso un precipizio, ti metteresti a urlare oppure no per fermarlo? Ti metteresti a gridare se un bambino sta attraversando la strada e il genitore vede che sta passando un pericolo, una macchina, che cosa fa? Gli corre per ce riesce a fare, se no altrimenti si mette a gridare. E qui dice il profeta Isaia, Dio dice ad Isaia, grida, grida, grida in questa società, noi dobbiamo gridare alle folle, dobbiamo uscire come Chiesa e gridare che Gesù è l'unico che può cambiare e trasformare le vite delle persone. Quanti sono d'accordo con me? Gloria a Dio! È l'unico che può farlo, cambiare e trasformare. Egli pascolerà, vedete che bello, il suo gregge. Quanti fanno parte del gregge del Signore? Egli pascolerà il suo gregge, radunerà come un pastore, radunerà gli agnelli con il suo braccio e li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno al nome del i Signore. Piccoli. Gloria. Ezechiele 3:21 dice però, se tu
avverti quel giusto perché non pecchi, e non pecca egli certamente vivrà, perché è stato avvertito e tu avrai salvato. Parlando più stesso del mondo, ma sta qui parlando della Chiesa. Se tu avverti quel giusto, noi siamo stati giustificati per il sangue di Gesù, e se tu lo avverti, ma attenzione, avvertire non vuol dire giudicare. L'avvertimento non vuol dire giudicare. Avvertimento vuol dire: fratello mio, questa cosa ti fa male, ti sta facendo male. Preghiamo insieme al Signore, preghiamo. E dice qui la Scrittura, Proverbi 1:10, guardate che bello, perché qui è Dio che parla. E sapete come parla a noi, figlio? Non vi tocca quello? A me tocca moltissimo. Perché Dio quando mi riprende come figlio, perché io non sono un bastardo, sono suo figlio. E lui dice: figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dare loro retta. Non sentite la voce amorevole di Dio. Non dare loro retta. Potranno dirti: vieni con noi. Non ascoltarli. Fratelli, è più difficile. Ascoltate bene, io ricordo quando ero ragazzo, quando ero giovane. Questo ce lo facevano quando noi ragazzi, il pastore ce lo faceva in chiesa facendo gli studi sul fidanzamento, e diceva: attenzione, quando vi fidanzate con coloro che non conoscono il Signore, con coloro che non appartengono al Signore, ricordatevi, quando Dio ci ha salvati, ci ha messi in uno scalino più alto, ma non perché lo meritiamo, ma perché stiamo più vicino a Lui. Siete d'accordo? Lo scalino più alto. E dice: io sfido ognuno di voi a far sì, e lui fece questo una volta, eravamo in campeggio. Lui salì sopra il tavolo e dal tavolo disse adesso all'altro che era giù, dice: tirami giù, oppure io ti tiro su, vediamo chi di tutti e due ha più forza. Se io ti tiro su o se tu che mi tiri giù. Non c'era proprio nessuna forza che quello che era sopra, anche se era un gigante, riusciva a tirare l'altro su. Era più facile che l'altro che era sotto lo tirava giù. E la parola di Dio dice questo: non vi accoppiate con gli infedeli sotto a un gioco che non è vostro. La parola di Dio dice questo: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Noi siamo chiamati a stare vicino a loro, ma siamo chiamati a predicargli Cristo. Siamo chiamati ad annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo. Altrimenti saremo richiamati un giorno, perché la salvezza Dio non ce l'ha dato in vano. Il Signore ci ha chiamati ad essere Suoi ambasciatori. E l'ambasciatore fa una cosa: porta il messaggio che ha ricevuto. La sentinella fa una cosa: la sentinella non si deve curare di altre cose, deve solo annunciare che c'è un pericolo e annunciare che Gesù Cristo è potente di cambiare e trasformare la vita. Ma quelli che gli altri vogliono vedere, e concludo con questo, non sono soltanto delle parole. Io posso dire tante belle parole, ma la mia vita poi non è coerente. Ma gli altri vogliono vedere che la tua vita è trasformata. La tua vita è trasformata. Sapete, Vincenzo, permettimi, devo dire una cosa su di te. Ma non direi nulla che non è... Sono stati dei datori di lavoro di Vincenzo a casa del papà di Emanuele. Sapete cosa hanno detto? È un ragazzo eccezionale. È un ragazzo straordinario. Ha detto proprio, c'è un cambiamento nella sua vita, ha detto non fa altro che parlare di Gesù, di Cristo, del Signore, e ha detto quando entra ci porta luce, ci porta gioia. Che portiamo noi? Che portiamo noi? Questa mattina noi abbiamo ricevuto una parola da parte del Signore, e questa è una parola semplicemente di esortazione, di considerazione, e voglio dirti questo: gioisci, rallegrati, perché Dio ha chiamato te ad essere la sua sentinella. Non è meraviglioso? Io a volte dico: Signore, ma proprio come hai fatto a scegliere? Io non mi sarei scelto. Sapete quando da bambini facevamo i giochi che ognuno si sceglieva il meglio, no? Quando facevamo le partite di calcio, io sapevo chi era il più bravo e mi sceglievo subito quello, appena mi tocca lui, e poi l'altro.
quando poi c'erano anche le ragazze, e chi le sceglieva? Parole dove mettere dentro, no? E quindi alla fine tu prendevi quella più grossa, che casomai lo buttava a terra, male che vada, dice, lo prendevi, no? Casomai più forte. Ma sceglievi sempre il meglio, no? Siamo abituati a scegliere il meglio. Bene, Gesù ha detto, io sono venuto per cercare e salvare quelli che sono falliti. Gloria a Dio! Perché il Signore ha scelto questo fallimento. Amen. Io sono stato un fallito, ma il Signore mi ha scelto. Perché anche se sono nato in una chiesa, ho conosciuto il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo a 14 anni, ma poi mi sono allontanato dalla fede. Ma il Signore mi è venuto a prendere, gloria a Dio, lì dove ero, nel letto dell'ospedale, è venuto a prendermi e ha detto, io ti amo così come sei. Gloria al nome del Signore. E mi ha detto, va e annunci l'Evangelo di Gesù Cristo. E non avrei mai immaginato nella mia vita, non avrei neanche scommesso nulla, non si scommette, ma non l'avrei fatto, che il Signore mi avrebbe mai chiamato a un ministero pastorale, a predicare l'Evangelo. Pensate, quando mio papà si alzava in testimonianza in chiesa, io mi vergognavo e mi mettevo sotto alle sedie, e dicevo, ma perché papà, devi raccontare le nostre storie a tutti quanti? E io mai mi sarei alzato o avessi predicato mai da un pulpito, ma il Signore mi ha chiamato a predicare da un pulpito. Capite cosa fa Dio? Dio è capace di trasformarti. E adesso mettetemi in 1.000 persone, 10.000 persone, io predico l'Evangelo. Mettetemi dovunque volete, io predico l'Evangelo. Qualcuno ha detto, e mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo perché è registrato, lo andranno ad ascoltare, ma non mi importa, per chi mi conosce sa che non ho problemi. Qualcuno ha saputo che noi faremo il concerto gospel in una chiesa cattolica? Ma perché? Non potevate trovare un altro posto? E perché? Se a me mi dessero l'opportunità tutte le domeniche mattina, ascoltate bene fratelli, voi mi avete sentito, a me mi dessero l'opportunità tutte le domeniche mattina andare a predicare in chiesa cattolica, io qua non verrei più. Io andrei a predicare in chiesa cattolica. Quindi il Signore metterebbe qualcun altro che ha bisogno di predicare. Io andrei a predicare in chiesa cattolica, perché lì c'è molto bisogno di annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio. E il Signore ha chiamato te come ha chiamato me a predicare l'Evangelo. Sull'aeropago l'Apostolo Paolo, mamma mia, se fosse vissuto ai nostri giorni lo avrebbero sparato, ucciso sul colpo. Diciamo, come sei andato dove c'è l'idolatria. Paolo è andato e ha detto, vi predico io questo Dio sconosciuto, l'unica statua che c'era, senza scultura, senza immagine. Paolo ha detto, vi predicherò io chi è questo, è Gesù Cristo. Sì, vi predico io chi è Gesù Cristo. E molti si sono convertiti, e molti hanno gettato dei libri, vi ricordate? Hanno bruciato dei libri di occultismo. Fratelli, siamo stati chiamati, tu sei stato chiamato, e questa è la gioia questa mattina. Devi uscire da questo luogo a dire, il Signore ha scelto me per proclamare l'Evangelo. Se non lo hai ancora fatto, trova un'occasione, organizza una cena a casa tua, amici, amiche, offrigli da mangiare e parlagli di Gesù. Organizzi una cena. Sapete cosa stanno facendo a Napoli, nella chiesa in una delle chiese di Napoli? Stanno facendo così. Hanno trovato un ristorante. E che cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo con questo ristorante dicendo, ascolta, noi faremo quattro cene al mese. Cosa ci faresti pagare se veniamo 100, 150, 200 persone? E lui ha detto, guarda, se venite 8 euro a persona. Bene. Allora ha detto, dammi dei blocchetti. E allora ha detto alla chiesa, fratelli, Vorrei fare una cosa. Ognuno di voi invita un amico a mangiare al ristorante. E sul ristorante hanno fatto trovare, come noi potremmo fare, per trovare Vincenzo Cerello con la tastiera, i fratelli con la tastiera, i fratelli con la cantare, mangiare tutti quanti. Alla fine si alza uno e racconta la sua testimonianza, la vita di quello che Gesù ha fatto. Chi ha invitato 3 amici, chi ha invitato 2, chi ha invitato, perché 8 euro ha invitato. E sapete quante persone stanno andando al Signore? Ha trovato una strategia per buttare l'esca in maniera differente. Perché il Signore ci ha detto di essere pescatori, ma non ci ha detto di gettare sempre la stessa rete nello stesso modo. Ci ha detto gettate. E ognuno ha una pesca. L'importante è che noi peschiamo e facciamo attenzione. I pesci non li puliamo noi, li pulisce il Signore. Noi peschiamo, li portiamo al Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Dio ti ha chiamato ad essere una voce che grida, grida, grida. Questo è un momento in cui noi possiamo gridare al Signore. Gloria a Gesù.
simile con te, gli occhi mi si aprono, le fortezze cadono. Signore, con questo sentimento, Padre, perché sappiamo che tu sei potente. Non mi rallegrerò. Non mi
Grazie Gesù.